Città violente, la risposta del ministro Piantedosi è un piano con più agenti e più controlli, ma si affaccia anche l'ipotesi di introdurre il riconoscimento facciale. Vediamo meglio di cosa si tratta. Un volto ripreso da una telecamera, un'immagine che grazie all'intelligenza artificiale permette di essere confrontata con quelle presenti nei database ed associarla ad una persona, magari con dei precedenti di polizia. Il riconoscimento facciale, uno strumento di prevenzione utile per contrastare il crimine, secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, che propone di introdurlo, trovando un equilibrio con il diritto alla privacy che fino ad ora ne ha limitato l'uso. Un provvedimento invocato anche alla luce dei recenti fatti di cronaca in cui le immagini sono state utili, come nel caso dello stupro di una donna alla stazione di Milano. Nonostante la gravità dei fatti non ci siamo fatti trovare impreparati, gli episodi più recenti hanno visto le forze di polizia, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, pronte laddove non sono riuscite a prevenire questi episodi, sicuramente per assicurare tempestivamente alla giustizia gli autori degli stessi. Il ministro Piantedosi parla all'inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Roma, Monteverde Nuovo, alla presenza del comandante generale Teo Luzzi e dei vertici dell'arma. Per rispondere a quel senso di insicurezza percepito, Piantedosi ricorda come le città italiane, statistiche alla mano, siano più sicure di altre realtà europee. E oltre a un impiego più diffuso della videosorveglianza, annuncia una maggior presenza delle forze dell'ordine in zone considerate a rischio. Oltre alle stazioni, oltre quindi alle aree urbanizzate che riguardano gli aspetti più critici, lo stiamo facendo nei luoghi della cosiddetta movida, stiamo ripristinando i presidi presso i poli ospedalieri, cioè stiamo cercando di farci carico, proprio come dicevo, di quei problemi più emergenti che non sono solo di sicurezza tradizionalmente intesa, ma incrociano proprio i problemi emergenti della società così come si stanno manifestando.